Lo sentite anche voi questo odore di hype nell'aria? È tutto merito del ritorno di Breaking Bad, che 6 anni dopo il suo meraviglioso finale, che ci ha lasciato tutti orfani di una delle serie TV più grandi di sempre, sta per tornare con il suo film El Camino. Finalmente scopriremo cosa è successo a Jesse Pinkman dopo essere fuggito finalmente libero dalle manipolazioni di Walter White. Il creatore e sceneggiatore Vince Gilligan ha già dichiarato che El Camino, il film di Breaking Bad, è stato realizzato per veri fan della serie e si riallaccerà direttamente al finale dello show. E allora, quale occasione migliore per rinfrescarci la memoria e ricordarci i 10 episodi migliori di Breaking Bad? E sia chiaro, sceglierne solo 10 si è rivelata un'impresa molto, ma molto difficile. Siamo nel deserto in mezzo alla silenziosa natura selvaggia. Uno stacco ci porta all'immagine ormai iconica di un paio di pantaloni svolazzanti in aria che si adagiano sul terreno. Un camper a tutta velocità ci sfreccia sopra. Inizia così Breaking Bad e non potevamo esimerci nel cominciare la nostra lista con questo episodio che non solo dà il via alla lunga epopea di Walter White, ma ne riassume già tutti i temi. Abbiamo il deserto, luogo fondamentale nello svolgimento della trama e ambiente essenziale nella caratterizzazione dei personaggi. Abbiamo la presentazione delle dinamiche di coppia tra Walt e la moglie Skyler, che risulteranno centrali in futuro, e abbiamo un primo assaggio del complicato rapporto tra il protagonista e Jesse Pinkman. Soprattutto è già chiaro il cuore della storia, il timido e impacciato professore di chimica che, sapendo di essere prossimo alla morte, si trasformerà in uno spacciatore senza scrupoli. Un inizio così è già un ottimo bigliettino da visita. Come a voler sottolineare il tema del doppio, il secondo episodio della serie mostra l'altra faccia della medaglia. Se nel pilota avevamo visto un uomo normale che pensa di aiutare la famiglia, qui viene messo in mostra il lato più oscuro, quello che getterà il seme della nascita di Heisenberg. Non rinunciando totalmente ai toni da commedia grottesca, la sequenza della vasca da bagno con l'acido rimane un cult, per la prima volta la serie affronta di petto gli elementi più crime e thriller, che via via prenderanno sempre di più il sopravvento. La sequenza finale con la bambina nel deserto, che indossa una ritrovata maschera antigas, dona al finale dell'episodio un'impronta kafkiana. La metamorfosi di Walter White si sta già compiendo. Rinchiusi in una baracca in mezzo al deserto, nel secondo episodio della seconda stagione, Walt e Jesse cercano di avvelenare Tuco con la ricina, senza farsi notare dallo zio di quest'ultimo, Hector, un anziano costretto sulla sedia a rotelle, attaccato a un respiratore, incapace di parlare e che comunica soltanto attraverso un campanellino, un altro personaggio diventato un'icona dello show. L'episodio è un piccolo gioiello di tensione, e fino all'ultimo sembra non esserci una via di fuga salvifica per i protagonisti. Walt e Jesse si troveranno spesso in situazioni del genere, ma la prima volta non si scorda mai. Breaking Bad sarebbe una perfetta ed esilarante commedia degli equivoci, con alcuni personaggi che agiscono ad insaputa degli altri, creando continuamente situazioni complicate, se non che spesso e volentieri queste azioni creano morte, autodistruzioni e lacerazioni interpersonali. In Phoenix, penultimo episodio della seconda stagione, la metamorfosi di Walter White in un cinico produttore di droga senza scrupoli si completa nel momento in cui lascia morire Jane, la fidanzata di Jesse, che lo aveva minacciato. Ormai diventa chiaro che lo scopo di guadagnare soldi da lasciare in eredità alla famiglia sia solo una scusa per sentirsi potente e finalmente realizzato. La sequenza è straziante, la serie inizia a lavorare esplicitamente sull'etica dei personaggi e sulla morale. Nel finale di stagione, il padre di Jane, sconvolto dalla morte della figlia, causerà un disastro aereo. Il male è contagioso e gli interessi personali hanno una conseguenza nella vita delle altre persone. È in questo momento che, pur continuando a provare la stessa empatia, Walter White inizia anche un po' a spaventarci. Tifare per lui ci fa sentire in colpa. Fly è un piccolo capolavoro televisivo. La narrazione generale si prende una pausa e con la geniale scusa di una mosca chiusa nel laboratorio che va catturata, si dà vita a un teatro da camera. Non è soltanto un episodio che tira le fila di quanto raccontato finora, ma è anche una metafora in un ambiente piccolo e con solo due personaggi dell'intera serie e del rapporto tra i due protagonisti. Fly è un esperimento televisivo geniale, di scrittura sopraffina, dove alle interpretazioni straordinarie di Aaron Paul e Bryan Cranston si unisce la regia ispirata di Rian Johnson, che in futuro ci regalerà un altro dei migliori episodi della serie, un perfetto esempio della qualità eccelsa di Breaking Bad.
Con il proseguo delle stagioni, Breaking Bad abbraccia sempre di più il racconto di genere, aggiungendo avvocati corrotti, sicari messicani, doppio giochisti e vendette personali al suo universo narrativo. L'episodio si apre con un assalto a un camion che trasporta metanfetamina, che ricorda gli assalti alle carovane dei classici del western, e prosegue attraverso un dramma familiare composto da bugie, ricatti e false identità. Proprio in questo episodio viene gettato il seme della nuova identità per scomparire e abbandonare il passato alle spalle, tema che troverà compimento verso la fine della serie. Il finale della quarta stagione sembra, a primo impatto, l'epilogo di una lunga saga che ci aveva tenuto compagnia per quasi tutta la serie. È giunto il momento della resa dei conti fra Walt e Gus Fring, che si concluderà in maniera memorabile. Gus si trova nella stanza d'ospedale insieme al vecchio zio di Tuco, quando la bomba sotto di loro, innescata da Walt e Jesse, esplode. È il culmine di 100 minuti di partita a scacchi tra Walt e Gus, tra chi riesce a uccidere e chi riesce a sfuggire, tra chi agisce e chi ne prevede le mosse. Due episodi di magistrale tensione in cui l'esito appare continuamente imprevedibile, e per certi versi lo è davvero. Vedere Gus Fring che esce dalla stanza dopo l'esplosione, vivo e sulle sue gambe, intento a sistemarsi la cravatta, è uno shock per lo spettatore. Ed è uno shock ancora maggiore quando la macchina da presa ruota attorno a lui e scopriamo che metà della sua faccia è esplosa. Qualche secondo dopo, il capo dello Spoios Hermanos crolla esamine al suolo. Sembra tutto concluso e per certi versi lo è. Walter White ormai non è poi tanto diverso dai suoi antagonisti, e l'ultima inquadratura dell'episodio, con la pianta di mughetto nel suo giardino, usata per avvelenare i suoi nemici, e non lo dimentichiamo, un bambino, è lì a dimostrarlo. La quinta e ultima stagione di Breaking Bad sembra un nuovo inizio. Nuovi personaggi, nuovi alleati e nuova trama. Tra alti e bassi sembra quasi che la serie possa continuare ancora a lungo, riuscendo a rinnovarsi continuamente. È altrettanto indubbio che la morte di Gus Fring abbia scordinato un po' il racconto, tanto che lo stesso Walter White sembra riuscire a cucinare e distribuire metanfetamina senza problemi e senza nemici. Ed è proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto che il racconto prende una brusca virata. Durante un lieto e tranquillo pranzo di famiglia, per puro caso, Hank capisce che l'Heisenberg che cerca di arrestare da tempo è proprio suo cognato Walt. L'episodio si chiude con questa scoperta e da questo momento in avanti tutto porterà alla naturale conclusione. In questo episodio, inizialmente, si torna alla prima puntata, un tempo che sembra ormai distantissimo, dove Walt cucinava droga spinto da un motivo altruista e decideva di dare il nome Holly a sua figlia. Un sorriso di speranza, un senso di felicità. Due anni dopo, nello stesso luogo, sicari e faide per il potere portano morte e sofferenza. In Ozymandias tutto crolla inesorabilmente, quasi fosse giunta l'ora per Walt del castigo divino dopo il delitto. In questi 50 minuti scarsi, Walt perderà tutto: i soldi, l'allievo, il cognato e la famiglia, fino a perdere la sua vera identità. Un tour de force di nervi per lo spettatore in questo episodio atipico. I titoli di testa arriveranno addirittura a metà puntata, diretto ancora una volta da Rian Johnson. C'è tempo per Walter White di chiudere le ultime questioni aperte, che nel tempo sembravano aver perso importanza anche se ormai la rottura con i familiari appare irrecuperabile. E c'è ancora tempo per liberare Jesse dei suoi aguzzini e vendicarsi. Nonostante la mitragliatrice automatica, infelina, la resa dei conti risulta anticlimatica, rispettando i ritmi lenti, ma inesorabili, a cui la serie ci ha abituato sin dall'inizio. Il commovente finale con Walter White, l'astuto Walter White, il cinico Walter White, il terribile Walter White, ma anche l'umano Walter White, che entra nel laboratorio e saluta per l'ultima volta gli strumenti prima di accasciarsi al suolo, rimane il miglior finale possibile di una serie indimenticabile che attraverso le contaminazioni di genere ci ha mostrato il lato oscuro dell'uomo diviso tra etica e morale.